Siamo con Mary Franzese che è una delle fondatrici di NeuronGuard, una startup che ha sviluppato un dispositivo che eh, permette di trattare in maniera innovativa i danni cerebrali causati da ictus, arresto cardiaco e trauma cranico. Benvenuta a Economia App, Mary. Mary. Mary Franzese ha, ha fondato NeuronGuard nel 2013 insieme a Enrico Giuliani che invece è ricercatore. E medico. Ecco, dico invece perché Mary si occupa eh, di economia aziendale, di eh, marketing e ha tutt'altra formazione, ha fatto uno SDA, un master SDA in bocconi. Uh, Come è nato Neurongard e l'incontro con Enrico? NeuronGuard nasce nel 2012, in realtà il progetto nasce nel 2012 a seguito del deposito di una domanda di brevetto per il collare refrigerante che è il dispositivo che noi stiamo sviluppando per il trattamento di ictus, arresto cardiaco e trauma cranico. La startup nasce però nel maggio del 2013 condizione necessaria per Enrico per poter partecipare ad un programma di accelerazione. Quindi il brevetto era stato depositato da Giuliani? La domanda di brevetto Giuliani. era stata già depositata da Giuliani, esatto. Il programma di accelerazione poi è stata l'occasione per me e per Enrico per incontrarci, perché io ero a Milano che stavo frequentando il Master in Sdabocconi mm. in imprenditorialità e strategia aziendale e mi viene offerta la possibilità di affiancare uno start-upper. Da lì tre programmi, tre mesi di accelerazione insieme Diciamo che si crea una certa sintonia a livello anche di competenze, perché essendo eterogenee comunque si deve creare un certo connubio all'interno del team e da lì poi siamo diventati soci e cofondatori. Della startup, ecco tu hai parlato di un collare refrigerante, che è quello che è stato premiato appunto tre anni fa, avevate appena cominciato in occasione di un premio Marzotto, che cosa significa un collare refrigerante e dove sta l'innovazione? Collare refrigerante significa dispositivo medico basato sul principio neuroprotettivo dell'ipotermia terapeutica. Ipotermia terapeutica significa ridurre la temperatura al di sotto dei 37C. Esistono attualmente dei dispositivi, però questi dispositivi basati su ipotermia raffreddano delle parti del corpo, forse notevoli, che però provocano delle lesioni e non portano dei benefici. L'obiettivo è quello di fare un raffreddamento mirato al cervello e per questo ipotermia terapeutica mirata alla testa. Come si può ridurre la temperatura del cervello? Partendo dal collo. È da lì l'intuizione di Enrico di creare un collare refrigerante. Ecco, da questa intuizione la creazione di un'azienda. Immagino che tu tre anni fa sapessi poco di queste cose. Non? Io, io non sapevo nulla. Non Quindi, sapevo hai hai nulla. dovuto fare un corso accelerato di medicina, immagino, per poi capire. Sì. Ecco. E dove sta la tecnologia? Perché Neon Guard sta anche lavorando alla creazione di una piattaforma. Che cosa significa? E dove sta il la componente digitale in questo prodotto industriale? Perché il collare è collegato ad un'unità di controllo esterna. L'unità di controllo esterna è la parte dell'intelligenza, il cervello del collare. Permette di raccogliere tutti i dati del trattamento e collegata e anche di incamerare tutti quelli che sono i feedback del trattamento quando il, col il collare viene posizionato al collo del paziente. Quindi dati che poi possono servire dopo il primo momento di pronto soccorso, perché immagino che serva il collare in quel momento, no? Il collare può servire nel pronto soccorso all'interno dell'ospedale. Ma ancora prima, all'arrivo dell'ambulanza. Sì. Pensare all'arrivo dell'ambulanza, il personale medico-paramedico posiziona il collare che è collegato all'unità di controllo esterna e l'ipotermia che dura il trattamento dalle 24 alle 48 ore accompagna il paziente dall'evento avverso. Fino a quando il trattamento non è terminato. Comunicando i dati ai medici che poi esatto. devono, trattare il da che devono trattare il danno. Esatto. E a che punto siete? Perché Tre anni dopo, a che punto siete di, de, nello sviluppo del prodotto? Siamo al punto in cui, grazie ad un finanziamento, ad un autofinanziamento iniziale mio e di Enrico, ad un bando startup innovative Regione Emilia-Romagna e all'ultimo round chiuso a dicembre. Abbiamo depositato la domanda di brevetto in 13 paesi, ottenuto il brevetto italiano per il collare e il refrigerante, abbiamo testato i tre prototipi fatti finora in laboratorio e pubblicato i risultati ottenuti su una rivista scientifica internazionale che è il Neurocritical Care Journal. A questo punto siamo in partnership con un'azienda inglese che ci aiuterà nella parte di sviluppo dei device e poi collaborazione con l'Università di Cambridge che ci ha proposto di fare lo studio pilota sui primi dieci pazienti. Quindi avete già un partner industriale? Un partner industriale sì, più che partner industriale è un partner di sviluppo. Ho capito. Ecco, ci sono aziende italiane che vi hanno contattato per possibili investimenti o partnership? Sì, delle aziende italiane ci hanno contattato. Poi si sa quando le aziende sono grandi, sono magari delle big company dedicate a medical device. La comunicazione è piuttosto lunga, anche perché non è come all'interno della startup dove siamo io ed Enrico, per cui le decisioni vengono prese immediatamente. I percorsi e i processi sono lunghi, c'è un contatto continuo, ci sono i diversi dipartimenti da superare, però, da un punto di vista dei contatti, già, abbiamo già iniziato da tempo. Ecco, ma quando eh, pensate di poter arrivare sul mercato? Due anni Due anni. Perché? Quindi 2018. 2018, incrociando le dita, perché dobbiamo fare tutta la parte di sviluppo del, dei 10 dispositivi da utilizzare sui primi 10 pazienti, lo studio pilota. Dopodiché fare un trial multicentrico vuol dire arruolare 100 pazienti in diversi uh, ospedali key opinion leaders e già nel frattempo iniziare a vendere i primi device. Quindi e per 36, fare tutto mesi. questo quanti soldi servono? Abbiamo stimato 2 milioni e mezzo. Che sono almeno due round di finanziamento? Può essere fatto anche ah, un, sì. un unico round, dipende dall'interlocutore interessato. Ecco, e voi in questo momento state lavorando sul fronte nazionale o anche sul fronte internazionale per ottenere questo finanziamento? Fronte nazionale, per quanto riguarda la comunicazione con interlocutori finanziari. Fronte europeo, per quanto riguarda invece la finanza agevolata. Magari eh, potendo Fondi europei? magari potendo sfruttare appunto le call della Commissione Europea con Horizon 2020 dedicate alle small medium enterprise. Quindi però questi sono è ossigeno, nel caso di dire che deve arrivare al cervello di Neuron Guard entro quest'anno? Sì, entro quest'anno devono arrivare. Perché per poter andare avanti nel progetto? Sì, altrimenti siamo una cash cow che consuma cassa però non va avanti. Invece e, abbiamo bisogno di liquidità. E, e non va bene perché anche, va bene. anche un cervello funzionante ha bisogno di essere alimentato. Anche un cervello funzionante deve essere alimentato e il mondo ha bisogno di un dispositivo come il nostro. Ecco, eh, voi siete così fortemente convinti ed è normale. Ecco, eh, Qual è la difficoltà di farlo comprendere a chi dovrebbe finanziarvi? In realtà il messaggio è sempre, intuitivo, nel senso che anche gli interlocutori riescono a capire il valore in gioco perché sono 5 milioni di pazienti che vengono colpiti ogni anno. Sono patologie invalidanti. Il dato riguarda crisi. solo quando dici 5 milioni di pazienti mondiali. A livello mondiale. A livello appunto. mondiale conseguenza di ictus, arresto cardiaco e trauma cranico, ma quello che è il valore in gioco legato anche al nostro dispositivo, perché il nostro obiettivo è sì portare un trattamento sul luogo dell'evento, ma diventare il defibrillatore automatico acuto per il danno acuto, ovvero so affiancarsi al defibrillatore. Posizionarsi in tutti i luoghi pubblici, magari anche in una struttura di questo tipo, e permettere poi non solo al personale medico, ma anche ai laici di poter utilizzare un dispositivo come il nostro. Perché sarebbe molto facile da utilizzare? L'obiettivo è quello di fare un dispositivo che sia semplice anche da utilizzare. Però magari questa è la nostra vision dopo il round di finanziamento, dopo che il dispositivo è arrivato sul mercato. Cioè, se farlo diventare tappe. così, così esatto. di largo, di larga diffusione, esatto. di così larga, di così larga diffusione. Esattamente. Ecco, avete mai pensato di trasferirvi all'estero? Pensato di trasferirvi all'estero? Ni. Ni vuol dire che un po' sì. Un po' sì, eh, noi abbiamo la forte intenzione di fare la ricerca in Italia. E questo è anche un messaggio che ci è stato mandato in Silicon Valley quando abbiamo vinto il premio Intel Global Challenge nella categoria Internet of Things. Enrico ha detto, abbiamo detto durante un'intervista, la nostra Silicon Valley è Modena. Per quello perché, che riguarda il biomedicale. Per quello sì. che riguarda il biomedicale, ma anche perché tante aziende, anche americane e non solo, decidono di fare la ricerca proprio in paesi come il nostro, perché abbiamo la migliore ricerca. Quindi tu dici la ricerca in Italia ma... Uno sviluppo chissà, successivo non si sa. Anche tutto perché dipende, come ci siamo detti prima, da dove arrivano le risorse di cui noi abbiamo bisogno. Questo sia per quello che riguarda la produzione che poi anche la commercializzazione del prodotto, perché se devi venderlo in tutto il mondo probabilmente lo vendi meglio se hai una... Delle sede, diverse o, unit. O delle, o delle sì, delle unit esatto. in, in, giro, in giro per il mondo. No. Esattamente. C'è stato mai un momento, c'è mai un momento in cui pensate di non farcela? Ci sono stati. Ci sono stati. Ci comunque. sono sempre. Siamo imprenditori, nel senso che spesso ci definiscono start-up, quello che vogliamo. Comunque la nostra vita già è un'impresa e cerchiamo di tramandare tutti quelli che sono i nostri obiettivi, i nostri valori anche nel nostro quotidiano, nel nostro lavoro. Ci sono tanti momenti in cui abbiamo avuto paura, ma la paura spinge a trovare sempre delle nuove fonti, delle nuove risorse. L'importante è non farsi prendere dall'ansia, mi hanno insegnato, e cercare di essere resilienti, cercare di trovare sempre delle opportunità in tutto perché d'altronde un vero imprenditore trova sempre delle occasioni in qualunque, in qualunque modo e bisogna fare così nella vita. Tu quando facevi il master pensavi di ritrovarti a 30 anni imprenditore in una start-up che si occupa di dispositivi medici? Non lo pensavo, avevo un'esperienza alle spalle, di ero a capo di una cooperativa che erogava servizi a centri riabilitativi prima di fare il master. Volevo più dedicarmi alla consulenza, però arrivando da Napoli, a Milano, sentivo parlare tanto di start-up startup. Mi è stata presentata l'occasione e l'ho afferrata al volo, però non l'avrei mai immaginato. Cioè, proprio ti è caduta addosso. Mi è caduta addosso, serendipiti proprio. Bene, auguri di buon lavoro dico per la, la salute di tutti i nostri neuroni, soprattutto. Grazie mille.